Venezia è la città più fotogenica del mondo. È giusto che dia ogni anno un appuntamento al cinema. Quest'anno è al 12°. Il palazzo e l'arena del Lido, coi loro schermi al chiuso e all'aperto, sono i luoghi del convegno. 19 nazioni partecipano al più grande festival cinematografico del mondo. Sfogliamo il tappino degli arrivi. Il direttore dello spettacolo, De Pirro, e il direttore della mostra, Petrucci. Il vicepresidente del consiglio, Piccioni, qui per l'inaugurazione. Dovrebbe mettere le ali anche il cronista per trovarsi a tutti gli approdi. Accogliere Orson Welles, fino a ieri truccato da Otello. Orson, ovvero il bianco di Venezia. Dal cielo un incessante sbarco di stelle. La spagnola Paquita Rico. E Irene Dunn, incarnazione di quella femminilità che gli psicologi moderni chiamano anima. La città ha indossato la sua più bella veste da sera. Sul viale del Lido non si domanda dove mirino gli occhi dei fari. Per 3 settimane sarà questa la fermata obbligatoria. Palazzo del Cinema. Si inaugura la mostra. E le attrici dei film rischieranno di apparire alla penultima moda in confronto con le spettatrici. Riapriamo il tappino. Mrs. Dunn. Piccioni accompagnato da Scicluna. Manifesti come sul tabellone di una gara. Cinematograficamente questo è il primo tempo della visita di scelta. Tornerà per un secondo tempo dedicato alla regata storica. Il cielo può attendere, ma le cine attualità no. Perciò Jean Tierney è pronta ad apparire accompagnata dal barone Avanza. A rivederla nella vita si capisce la comunicativa che sullo schermo la fa vincere in parti pericolosissime, sul filo del rasoio. Breve incontro. L'attrice Andreina Paul, l'ambasciatore messicano Ojeda con la figlia, vivo modello di arte Maya. Restiamo in diplomazia. Parentesi balneare dell'ambasciatore Dunn. Poi passiamo all'editoria con un primo piano di Rizzoli. Torniamo al cinema e rendiamogli omaggio inquadrando con la signora il regista Caiatto. Giustizia è fatta. Questa è Miss Pola, irresistibile la rima con Amapola. E questa è l'attrice francese Gaby André. Il costume a righe è piuttosto galeotto. Renoir manovra il nostro trasfocatore, l'obiettivo che ravvicina. Vorrà dirci che gli interpreti del Fiume, Raymond Burnier e Rada, gli sono vicini quanto quelli del suo film di domani, Michael Thor e Nada Fiorelli. Arrivederci sulla carrozza del Santo Sacramento. A Simone Silva, la Volpini chiede aggettivi rompicollo per un episodio parigino del suo prossimo romanzo. Reduce dal film Il guanto grigio, Geraldina Brooks progetta evasioni sui Bragozzi. Da un suo film italiano ha imparato a sognare il paradiso. Ritratti ricordo di questo festival. De Sica e con la signora l'americano McCarthy, fervido creatore di accordi con la nostra cinematografia. Un interprete della città si difende, Cosetta Greco. Si difende anche Cosetta. Arnoldo Foà, chi gli chiede quali commedie preferisca, risponde Le Brune. Se preferisca quelle in costume e lui in Prendisole. Riesce a dire insieme vi adoro e sorridete, inginocchiandosi mentre scatta l'istantanea. Se ci sei, batti un colpo, incalza l'intervistatore. Ma Foà sta tentando ben altro colpo. Prima però ci raccomanda di non tradirlo. Stia tranquillo. Come vede, lo schermo sa tenere il segreto. Mal scelto questo posto, Anna Maria Ferrero. Bonzo ha la pistola idraulica. Ma Anna Maria ha cessato da poco di essere coetanea di Bonzo. Delia Scala, pilota di aerei, studia le risorse del volo verticale. Attenta però al recupero dell'elicottero. In agguato gli obiettivi. Sono Cilenti, Incisa e Gemini a intimare l'alt, ma ne hanno legale diritto, sono in famiglia. Antonio Baldini si pente di aver scritto troppo presto La dolce calamita. Quanti capitoli potrebbe aggiungere adesso? Intitolati, per esempio, Alla bella Elena, siamo giusti. Se ci credete sulla parola, questa è Angelica Hauff, nota come attrice anche se danza non scherza. E infatti è disposto a prenderla sul serio uno che di danza se ne intende, Serge Liefer. Fuga in Francia. I grandi del cinema quest'anno sono pochi, ma buoni. Comunque ecco Anne Vernon, l'attore Dinan, Blanchette Brunois, il critico del Figaro e il signor Borges. Inventori di stile, René Clair e Jacques Fat con la signora, ai quali se l'autunno non fosse alle porte si vorrebbe carpire qualche segreto di moda balneare. La CEI Incom ha ricondotto allo schermo questa interlocutrice di Orio Vergani. La Merlini è sempre lei. Uno sguardo e telegrafa un'invenzione di brio.
si domanda tra Jean Raymond e Janet McDonald chi faccia da cicerone di Piazza San Marco, dove i colombi poliglotti capiscono meravigliosamente lo spagnolo della danzatrice Lola Flores. Cupole e architetture offrono agli allievi del centro sperimentale la loro solare matinée, mentre all'aeroporto sbarcano spettatori per la serata della mostra. Isa Miranda e il regista Guarini. Margaret O'Brien, ragazzina di turno, porta la bambola come un emblema. E veniamo a noi. È la festa del Lincoln. Una folla di invitati restituisce le visite della nostra macchina da presa. Un Macchi 308 è tra i presenti. A McCarthy e agli ospiti con Irene Dunn, Pallavicini e Valle ne spiegano il significato. La festa quest'anno è in onore di Manner Lualdi, che col nostro inviato Fioretti sta per intraprendere l'audace Red Italia-Australia. Sull'orizzonte della sala il nostro David emerge col globo terracqueo, che riavvolgeremo di nuova pellicola impressionata dalla prospettiva volante del piccolo Macchi. La serata di chiusura comincia con lo scoprimento di un busto al conte Volpi, creatore di questa mostra. Al termine della proiezione, ultima aspettativa del pubblico, curioso di conoscere i risultati. Sul palco, il presidente della giuria Gromo accanto a Petrucci, che proclama i vincitori. Il sottosegretario Vischia consegna i premi. Il gran premio Leone di San Marco è stato assegnato al film giapponese Rashomon. Gli altri sono toccati a un tram che si chiama Desiderio, America. Al diario di un curato di campagna, Francia. A Big Carnival, America. Al fiume di Renoir, India. Oltre ai premi per la fotografia, la sceneggiatura e la musica, quelli per l'interpretazione sono andati a Jean Gabin per La notte e il mio regno e a Vivien Leigh. Sul palco si succedono i vincitori e i loro rappresentanti. Il premio per il miglior lavoro italiano è stato attribuito al film che ha fatto da spettacolo d'addio, La città si difende, di Pietro Germi. Ecco come si può, vincendo, perdere mezza coppa. Germi si scusa, all'aria di dirci: al prossimo premio sarò più bravo.